Buongiorno, oggi vedremo come si fa la torta a mille fogli di pasta sfoglia. Allora, dobbiamo andare a tirare la sfoglia fina fina e faccio vedere quanto deve essere fina. Abbiamo tirato la sfoglia fina fina e si mette sulle TL così, a foderarle tutte quante. Poi ovviamente se uno ha la TL più piccola, queste perché sono da pasticceria. Con lo sennarello si tagliano i bordi . Questi sono i fogli per fare il mille fogli . Ecco la sfoglia che avanza non va mai rimpastata così, perché se si rimpasta non viene la sfoglia così e si ritira di nuovo. Prendiamo il bucapasta, altrimenti con la forchetta poi si prende un po' di zucchero semolato, qua ce l'ho aperto, un po' di zucchero semolato. Lo mettiamo così, qua me ne è cascato un po' troppo, così quando va al forno prende la crosticina caramellata. Questo va infornato a 180 gradi per una ventina di minuti, tanto lo vedete quando è bello colorato, quando è bello dorato lo togliete. Deve essere dorato e croccante. Io i tempi precisi non li do mai per il forno, perché ogni forno è diverso da un altro, quindi se dico 20 minuti poi invece il forno cuoce in meno o in più, andiamo a sbagliare gli impasti, quindi lo vedete voi. Di solito è intorno a una ventina di minuti. Adesso lo inforno e vi faccio vedere quando esce dal forno come viene e come viene fatto il mille fogli. Ed ecco qui i fogli di pasta sfoglia appena usciti dal forno, vedete come sono colorati, devono essere ben cotti. Allora, adesso li andiamo a farcire con la crema che già vi ho dato la dose e vi faccio vedere come si fa il mille fogli. Allora, abbiamo cotto i fogli di sfoglia, adesso se lo vogliamo fare tondo, prendiamo un piatto a secondo, io adesso lo devo fare di queste dimensioni, con una rotella, vedete com'è bello croccante. Si possono fare anche i fogli tondi, che si taglia la sfoglia appena fatta tonda per non fare lo spreco, però io lo spreco non lo faccio perché vi faccio vedere come lo metto. Allora, prendiamo la crema che vi ho fatto vedere come si fa, quindi avete tutto. Allora, mettiamo la crema e voi avete tutti gli occorrenti perché vi ho spiegato la crema, la sfoglia e tutto quanto. Mettiamo un pochino sotto per non far muovere il primo disco, anche se non è precisissimo, il primo non fa niente. Si mette la crema in questa maniera, la metto col cappuccio perché si lavora meglio il cappuccio, lo sacca a poche. Poi ho tritato un pochino di cioccolato perché oggi ce l'ho ordinato così, sennò il vero mille fogli è solamente a crema pasticcera. Mettiamo il secondo foglio, anzi il secondo disco. Un altro strato di crema, non c'è bisogno di spalmarlo con la spatola, tanto con il foglio sopra si spalma da solo. E mettiamo
il terzo foglio, ecco fatto. Adesso questi pezzetti che mi sono avanzati non vanno sprecati. Ora faccio vedere come li uso. Allora, adesso intorno andremo a mettere un pochino di panna. Si può mettere anche la crema intorno, però per farlo un po' più leggerino ci mettiamo la panna. Bene, sia più leggero che più buono. Abbiamo fatto tutto questo giretto con la panna, leviamo quella in eccesso, andrebbe fatto sul disco sotto, però siccome non ce l'ho di questa misura si può fare anche così. Allora, adesso andiamo qui a lavare le mani. Sbrigioliamo lo scarto dei dischi che abbiamo fatto sulla sfoglia della tiella. Più fino possibile. Vedete com'è croccante, deve essere cotta così per il millefoglie. Si prende e si mette intorno. Fare il millefoglie è semplice, il difficile è fare la sfoglia. A fare la pasta sfoglia dovete stare molto attenti, come vi ho già spiegato nella ricetta della sfoglia. Perché poi a montarlo è semplice, si dà una pulita al bordo. Adesso gli diamo una pareggiatina qui con un tarocco. Abbiamo questo in eccesso. Allora, prendiamo lo zucchero a velo. Si dà una spolverata così, poi con la mano si fa di questo. Perché? Perché si vanno a coprire tutti i buchini che abbiamo fatto con il tagliapasta, con il bucapasta, e per appareggiare tutti gli abballamenti della sfoglia, perché quando sfoga la sfoglia non è che sfoga tutto uguale, quindi da una parte più alta e da una parte più bassa. E adesso mettiamo lo zucchero a velo così. Diamo una pulitina intorno. Poi facciamo il giretto intorno della sfoglia sbriciolata, così l'abbiamo usata tutta quasi. Poi uno lo può decorare come vuole.
Questa è una torta delicatissima, perché se la sfoglia non è cotta bene e viene moscia la sfoglia, il mille fogli non è buono. Invece così è bello croccante. Adesso ci dobbiamo scrivere sopra e vi faccio vedere come si fa. Allora, per scrivere prendiamo un foglio di carta da forno, lo tagliamo a striscia così e si fa come, cioè si fa un cartoncetto e così si regola la punta della scrittura. Ci mettiamo la cioccolata. E con la forbicetta allarghiamo un pochino il buco per scrivere. Allora, e scriviamo. Questa bambina si chiama Erika. Cioccolata, se fa qualche granellino lo togliete. Girate intorno. Questo è proprio tutto in diretta, eh? E poi, siccome è femminuccia, io ho fatto lo zucchero con il colorante rosa. Prendete lo zucchero semolato, ci mettete un po' di colorante rosso, lo strofinate con le mani e viene lo zucchero rosa. Che l'ho fatto vedere anche sul presepe nel panettone. Ed ecco fatto il mille fogli. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.